Ciao ragazze, video tag, la storia dei miei capelli. Allora, iniziamo subito con le domande. Prima domanda, con che tipo di capelli sei nata? Allora, io sono nata con dei capelli biondi, boccolosi, veramente bellissimi. Infatti quando rivedo le foto sono là che mi scendono le lacrimucce. E però mi hanno sempre fatto la rapata, mi hanno sempre rasato i capelli a moschetto. Mia mamma era convinta che facendo così si rinforzavano, invece non era così, però vabbè, non fa niente. E poi a 5 anni sono diventati magicamente lisci e castani, castano medio, e mi facevano sempre la frangetta, che a me non è che piaceva più di tanto, però vabbè, non fa niente. Poi, come sono cambiati i tuoi capelli? Allora, sono cambiati che negli anni i miei capelli sono diventati crespi, un ondulato strano praticamente, e insomma non si capisce che cosa, cosa sono, non sono né lisci né ricci. Ecco, sono cambiati così. Poi, hai qualche ricordo divertente legato ai tuoi capelli? Sì, avevo fatto una tinta nero-blu e avevo sotto delle ciocche più chiare. Quindi le ciocche più chiare sono diventate azzurre, quindi avevo i capelli nero-azzurro. Neanche fosse male perché sono interista, però vabbè, uscire con una testa così, mamma mia. Poi, hai mai fatto qualche disastro ai tuoi capelli? Caspita, sì, avevo fatto sempre all'età di 14-15 anni, andavo matta per Michael Jackson, era una fan accanita, e avevo i capelli lunghi, lunghi, insomma non proprio lunghi, diciamo come adesso. Ho portato una foto alla parrucchiera di Michael Jackson con i capelli corti, non so se ve lo ricordate nel video Bad. Ecco, me li ha ricreati uguali, solo che io ero convinta che me li scalasse solamente, invece me li ha tagliati proprio cortissimi alla maschio, e non so per quanti mesi ho pianto finché non mi crescevano un'altra volta lunghi, mai più. Poi, hai mai colorato i tuoi capelli? Sì, ho fatto tutte le tinte possibili e immaginabili che esistono sulla faccia della terra. E adesso li sto tingendo per esigenza perché ho alcuni capelli bianchi che li devo tingere per forza, ma se potevo evitare sarebbe stato meglio, vabbè. Poi, hai fatto pace con i tuoi capelli? No, non ancora perché sono alla continua ricerca del colore perfetto, anche se devo dire la verità, adesso l'ultimo colore che ho fatto, dopo lo shatush, è questo castano chiaro rame. Devo dire la verità, mi piace molto sulla mia carnagione, sui miei occhi, mi risalta molto l'occhio azzurro. Poi, allora, quali sono i tuoi prodotti preferiti per capelli? Allora, io amo tutti gli oli, l'olio di cocco, di argan, di rosa moschetta, l'olio di mandorle dolci, l'olio di semi di lino, i burri di karité, insomma tutti questi burro d'avocado, cerco di utilizzarne il più possibile anche come pre-shampoo e per cercare insomma di, tra virgolette, recuperarli un attimino perché dopo l'ultimo shatush che ho fatto si sono un bel po' inariditi, ecco, e sono molto secchi alle punte, quindi li sto curando così. Poi, i tuoi consigli per avere dei capelli sani. Allora, innanzitutto utilizzare tinte senza ammoniaca. Io ultimamente più di un anno che sto usando tinte senza ammoniaca e mi trovo bene, coprono e comunque rispettano la fibra del capello. E li ho rovinati un pochino, ecco, lo shatush, perché lo shatush decolora e c'è l'ammoniaca all'interno, perché se no non li avevo così. E praticamente di utilizzare magari shampoo con Boninci e shampoo nutrienti che vanno a nutrire proprio la cuticola del capello.
e non usare cose troppo siliconate. Ovvio che purtroppo se avete capelli un po' rovinati, il silicone anche in apparenza però aiuta, ecco. Io ho visto la differenza quando utilizzo prodotti bio e prodotti con silicone. Insomma, quando utilizzo prodotti bio ho i capelli che sono tutti sparati, insomma, non riesco a, come si dice, a gestirli neanche con la piastra. Quando metto invece prodotti con un po' di silicone, diciamo che un pochino riescono a stare al loro posto. E poi un consiglio per avere i capelli sani, cercare eventualmente, se non avete necessità, di farvi le tinte o di utilizzare magari, ecco, adesso hanno fatto le CC cream, hanno fatto queste maschere coloranti per capelli, e di cercare di allungare il più possibile l'utilizzo delle tinte, ecco, e piastre e altre cose che possono far male. Poi, chi ammiri per i suoi capelli? Allora, io ammiro tutte quelle persone che non hanno bisogno di tinta per la ricrescita bianca dei capelli e tutte quelle persone che magari, ecco, hanno utilizzato invece delle tinte o delle decolorazioni, magari qualche lenné oppure i prodotti naturali che non fanno male al capello. Poi, cosa ami dei tuoi capelli? Devo dire la verità, quando metto in piega il capello, rimane, cioè se faccio il boccolo, se faccio la piastra, comunque rimane la piega, ecco, di questo non me ne posso lamentare. Poi, cosa non ti piace dei tuoi capelli? Non mi piace che praticamente non hanno un ondulato definito, un riccio definito e poi si sporcano subito. Io un giorno sì, un giorno no, purtroppo li devo lavare. Questo è. E basta. Queste erano le domande, sono finite le domande del video tag. Io spero che vi sia piaciuto questo video, vi faccio un saluto, vi mando un grande bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!